Ho chiuso il gioco per sbaglio, già partiamo proprio malissimo. Ciao a tutti ragazzi, sono Jax Murray e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua su Emily is Away 2, che è un gioco di parole perché... cioè, sia Emily 2 che 2, quindi anche... Vabbè, insomma, avete capito. Perché siamo sul 2 e non sull'1? E perché questo video non è uscito ieri, ma è uscito oggi? Perché ieri stavo per fare una figura di merda e quindi per evitare di essere estraniato da YouTube ho deciso di rifare il video. Secondo episodio. Dunque, eccoci qua su Emily is Away 2, che non è altro che una specie di simulatore, una specie di simulatore dove noi andremo a parlare con questa fantomatica Emily che nel primo capitolo abbiamo imparato a conoscere, ma voi non l'avrete mai visto questo primo capitolo. Lo stanno facendo veramente tanti youtuber americani e vediamo un attimino di cosa si tratta. Chi è Emily? Mia madre direbbe che lei è chiunque. Qualunque ragazza, qualunque ragazzo, qualunque persona che chiunque abbia amato. Nicole Krause. Nicole Krause probabilmente si fa di acidi perché non è una vera e propria spiegazione. Allora, si sta avviando il nostro computer. Tra l'altro questo gioco non si può mettere full screen, anche se voi lo vedrete full screen perché io sono un mago dell'editing. Oh, siamo su una chat istantanea, quindi dobbiamo scegliere il nostro screen name e il nostro first name. Io andrei di randomize The Animal 3. Però ragazzi, non rende l'idea di quello che voglio io fare apparire su una chat online, quindi mi chiamerò come mi ero chiamato nel video che non avete mai visto, dunque Birrione come primo nome, sempre il mio amato Franco. Oh, bellissimo, è arrivato il momento di scegliere l'icona che più ci rappresenta. A posto. Punky e va! Yo, Franco! No, come Franco? Mi devi chiamare Birrione! Cioè, ci ho speso 3 ore per chiamarmi Birrione, per trovare il nome adatto. Come gli risponderemo? Hey? Hey, Evelyn! La cosa bella è che noi dobbiamo scegliere una delle 3 opzioni, però poi lui rielabora la frase. E quando io scrivo sulla tastiera, in realtà, non sto scrivendo davvero io. Cioè, lui scrive il cazzo che vuole, io devo solamente pigiare i tasti e far sì che lui scriva. Come va? Talking to Pips. Cioè, che cazzo vogliono dire le prime 2 cose? Sto parlando con Pips. Come va a te? Ma niente, mi sto rilassando, mi sto per mettere lo smalto alle unghie. Minchia, meno male che me l'hai detto, non avrei saputo vivere senza questa informazione vitale. Non riesco a decidermi sul colore. Stiamo veramente conducendo una conversazione del genere? I believe in you. Solamente perché non c'è l'opzione di dirgli ma vaffanculo. Ce la puoi fare, io credo in te. Altissimo livello di conversazione, ragazzi. Vi giuro che io in real life ero molto più bravo ad abbordare su MSN che nel gioco. Ah, è così difficile. Parlando di colori, mi piace il tuo nuovo, la tua nuova foto profilo. Hai visto? Te l'avevo detto che avremmo acchiappato con questa foto profilo. Guarda che colori, guarda che espressione. Sembra proprio l'espressione durante un... concerto. Sì, proprio l'espressione da concerto, quando mettono il tuo pezzo preferito. Anche il tuo non è male. Non riesco a decifrare che cazzo sia. Sembra tipo un tizio che sta dando fuoco a un altro tizio con una bomboletta. Anche il tuo non è male. Vediamo cosa ci risponde Punky Eva. Ah, Punk for Eva. Madonna santa, fulminatemi adesso. Punk per sempre, madonna. Quindi come sta andando la tua estate? Perché ragazzi, cosa è successo nel primo gioco? Stavamo parlando con questa Emily, che non so che cazzo di fine abbia fatto. E era il periodo di fine scuola, quindi il periodo prima dell'estate. E a quanto pare invece qua stiamo riprendendo circa a un anno di distanza dal primo gioco e siamo in piena estate. Come sta andando la tua estate? Allora, dov'è una merda? Dov'è una merda? Niente, quindi scriveremo awesome per far sembrare che va tutto bene. E magari ci scappa anche un invito in barca, che non abbiamo però. Ma ottimo! Che cosa hai fatto fino ad ora? E chi se l'aspettava sta domanda? Allora, le seghe non c'è come risposta. Sono uscito con gli amici. Nella realtà dei fatti invece non ho amici. Guarda che bello il mondo dell'internet. Ah, lo sai, after, piscina party, questo tipo di cose. Classica vita da liceo da 13. Oh, figo. Non posso credere che tra un mese ritorneremo a scuola. Che cosa volevi fare, figlia mia? Volevi stare in vacanza per tutta la vita e rimanere un alfabeta di me? Lo so, la scuola fa schifo. Le superiori anzi fanno schifo. Quindi stiamo andando alle superiori, siamo poco più che pischelli. E mi sento in colpa perché dall'altra parte ci potrebbe essere tranquillamente tipo una 2000. Anzi no, una 2002. Una 2003 addirittura, perché 14 anni sei tipo una 2003. Cristo santissimo, questo video me lo bloccano su. È vero! Però almeno storia l'anno scorso non è stata così male. Cioè, tu mi hai risposto alla mia affermazione. Sì, le superiori fanno schifo con... Ah dai, però almeno l'anno scorso mi sono divertita a studiare storia.
non solo mi sento adesso a disagio perché sto parlando con una 2003, ma mi sento anche a disagio perché sto parlando con una 2003. Mr. B is the best. Non so chi sia Mr. B, probabilmente sarà, esatto, sarà il nostro insegnante. È il miglior maestro, Mr. B, soprattutto perché, oltre a fare il maestro, lo so, è divertente come non abbiamo mai parlato fino ad ora. Ah, brutta bastarda, questo non lo sapevo. Questo lo sto scoprendo solamente adesso. Allora adesso gli rispondiamo, fotti di inquiri. Devi ancora uscire con me e i miei amici qualche volta? Qualche volta, non lo so. Allora aspetta, facciamo il punto della situazione. Dovrei risponderle, vattene a fanculo. Però se le rispondo così, probabilmente anche quest'anno andrò in bianco. E a 14 anni diciamo che sarei sotto la media della mia classe. Quindi le risponderò assolutamente sì. Tanto ragazzi, la dignità in questa vita non ci serve, quindi possiamo tranquillamente diventare delle fariedde al 100%. Sta scrivendo Punk Forever, dai che con un nome del genere la miglior cosa che ti possa accadere è darmela. Hai dei piani per quest'estate? Ah, aspetta, aspetta che ti scrivo una cosa d'effetto. Epic End of Summer Parties. Dei party super epici di fine estate. Minchia, va che così ragazzi, secondo me... Secondo me, ragazzi, così è proprio l'amo per abboccarla. Io e i miei amici guideremo al Warped Tour questo sabato. Che cazzo è il Warped Tour, visto che l'ho cercato su internet e mi dice tour deformato? È un tour dove ti droghi talmente tanto che poi sei tutto deforme? È un festival di musica punk rock. Qual è il tuo tipo di musica preferita? Nel gioco passato, ragazzi, ci aveva detto che le piacevano un sacco i Coldplay e ce l'aveva menata pesantissimo con i Coldplay. Punk rock 2, ovviamente, anche se non ho idea di nemmeno di che cazzo sia il punk rock, ma ovviamente definitely punk rock. Dai, Punk Forever. Ma ti immagini un maschio questo Punk Forever e io sto flirtando con un maschio? Yo, adesso sei il mio migliore amico. Distrutto. Tutte le mie speranze andate in fumo, cazzo. Non vedo l'ora di vedere i Senses Fail. Li conosci? Acci minchia se li conosco. Ovviamente, of course. Sono ma veramente bravissimi. Proprio, ma poi quando cantano la loro canzone, quella... Vabbè dai, troppo bravi. Possiamo cliccare il video su YouTube? Questo non c'era nel primo. L'hai sentita questa? Mi ha aperto veramente una pagina di YouTube. Però io la chiuderei perché secondo me mi danno lo strike. This is great, ovviamente. Non so perché ci stiamo continuando a provare, visto che mi ha detto che sono il suo migliore amico. Però vabbè. E non sappiamo nemmeno se è un maschio o una femmina. Comunque questa qui è l'immagine della copertina della canzone. Adesso lo sappiamo. E non è un tizio che brucia un altro. Amico, non so dove sono i miei amici. Mi dovevano venire a prendere tipo mezz'ora fa. Sti cazzi probabilmente sono morti. Macabro da fare schifo questa cosa che ho scritto, però probabilmente hai ragione, saranno morti. Mamma mia, che gioco proprio macabro, cazzo. Dovremmo andare a un party a casa del mio amico questa notte. Sono geloso. Adesso ragazzi scopriremo se stiamo intrattenendo un flirt omosessuale oppure eterosessuale. No, figo, sembra divertente, sono molto geloso. Ma sono geloso che tu ci vai o sono geloso di te? Magari la prossima volta potresti venire. Dovremmo iniziare a fare qualcosa insieme. Fare qualcosa insieme in che senso? Giustamente, da mandrillone, da birrione, quale sono? Le rispondo così. Dimmi ficcare, dimmi ficcare, dimmi ficcare. Cioè, lei andrà a casa di Jackis questa sera e ci ha chiesto di accompagnarla a prendere un film. È come se ci stesse dicendo, guarda, stasera devo ficcare con questo. Mi accompagna a prendere io le precauzioni? Voglio dire, no, lol, ma quali sono queste opzioni? No, questo lol utilizzato ogni due secondi veramente mi mette il nervoso. Final Destination 3 o The Descent? Final Destination, non so perché la stiamo ancora aiutando. Ovviamente è Final Destination. Quel film è oro colato. Ma tu, birrione, vai in bianco assicurato. Lo so, è così brutto da essere bello. Hai appena denigrato il mio consiglio, sei proprio una vacca. Ma la vogliamo mandare a fanculo questa? Non possiamo scrivere a qualcun altro, cazzarola. Ehi, Franco, aspetta, Emerzi, non rompere i coglioni che lei non mi ha risposto più. Oh, ragazzi, ci ha posato, ci ha frenzolato così. Cioè, veramente, nemmeno un ciao ci ha detto, proprio frenzolati. Vabbè, buttiamoci su Emerzi, che non so veramente se sia un maschio o una femmina. Ehi, Emily, è tornato. Allora, aspetta. Evelyn ci ha paccato, non ci paccare anche tu. Che fai? Mi sto rilassando, e tu? Vai, ragazzi, che questa volta Emily è di buon umore, te lo dico io. Te lo dico io che non ci pacco come l'altra volta. Però non posso fare una conversazione doppia coppia all'asso. Poi tu non te ne stavi andando. Scusa, gli stavo rispondendo. Steve, Jake e Nate mi stanno venendo a prendere. Hanno fatto tardi perché stavano andando a prendere dell'alcol. Bravo, Steve, bravo. Raga, io con due insieme non ce la faccio, veramente. Vabbè che comunque saranno sicuramente due pacche.
spacchi perché non ce la darà nessuna delle due. Però comunque, parca menarmi tra due conversazioni. Hai fatto niente di divertente oggi? Ma che cazzo di domanda è? Sì, sono uscito con degli amici. Nella realtà dei fatti invece, seghe a profusione. E risponde quella. Cosa? Cosa? Ha solo 20 anni, ma ha una carta d'identità falsa. Ma io non ho parole, cazzo. Stiamo assistendo a un reato del quale siamo complici perché è omissione. Mi piacerebbe averne una anch'io. Poco così, così. Magari ce ne giro una a noi e siamo a posto. Ora sono scommetto che ci risponde. Emily, esatto. Un suo amico le contrabbanda. Gli darò il tuo screen name, così te ne fa una anche a te. A posto, già siamo inguaiati. Conversazione con due minorenni, inguaiati con una carta d'identità falsa. A posto, ci siamo prenotati il nostro posto al carcere. Wow, ne hanno comprato veramente un sacco. Prevedo dei messaggi scritti da ubriaca nel mio futuro. Buttana non c'è come risposta. Tipo brutta buttana. Scriveremo LOL. Che divertimento. Ah, è molto divertente. Minchia, proprio. Non so chi ci abbia insegnato a conversare con le altre persone, però probabilmente un sociopatico, perché rispondiamo veramente da malati mentali. Non è esattamente quello che dicono di non fare all'inizio dello show. Ah sì? E noi risponderemo con ops, così facciamo vedere che siamo dei birichini. Ah, adesso lo so, XD. I miei amici mi pianteranno in asso il prossimo weekend. Ah sì? E perché? Dai che forse devi aspettare solamente una settimana, birrione. La prossima settimana invece Mr. Franco va in buca. Ho passato questa mattinata a giocare videogame. C'è un dubbio che m'attanaglia. Non so perché, ma fino adesso mi ispira molto di più Evelyn, che si fa a fare i documenti falsi e beve alcol, piuttosto che Emily, che gioca ai videogame e mi dà risposte da testa di merda. Però ovviamente, per utilizzarla come piano B, in caso che Evelyn ci dia due di picche, le risponderemo in maniera falsissima con un wow, che figata, che cosa hai giocato? Vanno in vacanza e mia mamma non mi lascia andare. Mi servono dei piani. Ragazzi, fermi tutti. Fermi tutti! È il nostro momento. Perché non esci con me? Non mi sono mai sentito così teso in un gioco, ragazzi. E non solo nelle mani teso. Potremmo andare a vedere un film. Minchia, adesso ragazzi, lei ci pacca. Ci pacca anche Emily. The Sims 2! Sono proprio una drogata di quel gioco. Anch'io. Sociopatica. Uscire solamente noi due? Sì, esatto. Solamente noi due. Dai. No! No, perché hai cancellato, cazzo? Stavo scrivendo sì, esatto, solamente i due, hai scritto quello che vuoi tu. Madonna, proprio Franco, non hai proprio i cosiddetti, non ce li hai i cosiddetti. Sono una malata degli RPG. Quali sono i tuoi giochi preferiti? Madonna santa, ma come si fa a portare avanti una conversazione del genere? Sì, anche i miei sono gli RPG. Wow, evviva, mouse e tastiera, niente fico. Mi va bene solamente noi due. Potremmo andare a vedere un horror insieme. Ci vediamo il prossimo weekend allora. Sounds good. Ma noi risponderemo in maniera molto pacata per non dargli troppa soddisfazione. Mi sembra un'ottima idea. Ma basta Emily, mi hai rotto i coglioni. Gioca con i tuoi FPS, non mi stressare, che sto andando in buca con un'altra. Sì, sì, we should. Bla 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 bla, bella. Ho finito di prepararmi, adesso esco. Messaggini da Brilla in arrivo. Madonna santa, ragazzi. Ci vediamo. Un ci vediamo proprio più freddo dell'oceano. Del Polo Nord. Vabbè raga, io penso che qua vada avanti veramente per le lunghe. Dunque direi che per il momento possiamo finire qua. Se siete curiosi di capire, di scoprire come proseguirà questa chat abbastanza ambigua, questa tresca tra Evelyn ed Emily, lasciatemi un commento qua sotto, soprattutto consigliandomi cosa potrei rispondere, in che direzione devo orientare la mia discussione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!